Non sono un bookmaker, so che c'è un grande lavoro in atto delle forze politiche, il Partito Democratico sta lavorando per dare continuità all'azione di governo e si moltiplicano gli appelli dal basso, le forze economiche, le organizzazioni sindacali, il terzo settore, i sindaci. Credo che questo sia un elemento determinante perché la stragrande maggioranza degli italiani chiede che il governo vada avanti e noi confidiamo che il Presidente Draghi risponda positivamente a questi appelli e che domani possa essere una giornata di ripartenza. Ma noi siamo per la continuità del governo, ascolteremo le parole del Presidente Draghi, non è tempo di rimpasti, di trattative, è il tempo di proseguire il lavoro che chiede il Paese. C'è un decreto aiuti bis da approvare, 55 obiettivi del PNRR, riforme, il patto sociale, cose concrete. E gli italiani chiedono risposte e sono convinti che la prosecuzione del lavoro del Presidente Draghi e del suo governo sia la soluzione migliore. C'è stato un incontro tra Draghi e Letta questa mattina, ha avuto modo di sentire il segretario? Il Partito Democratico è impegnato per questo obiettivo, per la prosecuzione del lavoro del governo e il segretario Letta si sta spendendo in prima persona per questo obiettivo.